Allora, eccoci tornati, L'Ombra di Mordor, quinto episodio, qui è Avionauta. Vi prego, lasciate i vostri commenti, mi piace, non mi piace, qualsiasi natura volete. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace il gioco, se vi piace il video. Nell'ultimo episodio ho provato a fare una di quelle operazioni stealth che non mi sono molto congeniali e sono arrivato a 3 su 5 e mi sono fatto scoprire come un pollo. Ci riproviamo, la missione non è molto proibitiva e dovrebbe essere fattibile, quindi provo ad usare la stessa tattica dell'altra volta. Andiamo qui su. Ah, 3 andrebbero uccisi con attacchi dall'alto, però. Ma perché diamine? Non capisco la metà di questi piccoli capitani, ma sanno quel che fanno. Quello però è un bonus, non è fondamentale. Questo adesso ci sono altri? No. Ok, stavolta si sono messi diversamente. Vediamo se riesco a salire qui su con colpi dall'alto. C'è modo di salire? Se mi promuovono, mi metto a comandare i cacciatori. Non c'è modo di salire. Vabbè, allora lo ammazziamo così. 2. Ok, riproviamo. Quindi il gioco un po' varia. Vabbè, le sentinelle sono nella stessa posizione. Cosa diavolo è quello? No, forse un carico, se non c'è. Quello ha delle informazioni. Non c'è più nessuno qua intorno vicino? Ok, lì facciamo un po' di confusione. Mi piace sempre questa cosa di far esplodere i giochi. Ok. Mozvel, mi dai prima. Una volta l'ho visto come niente le paludi morte in mezzo alle luci danzanti. Non so cosa gli abbiano sussurrato, ma il suo cuore è troppo oscuro per prestare attenzione. Qui ce ne sono 2. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Peccato non ci sia il modo di prendere un corpo, spostarlo un po' come i primi Splinter Cell, che sarebbe più divertente. Non vedo altri nemici lassù, tanti. Quello magari però lo eliminiamo, che se ci vede. Oh! Ho fatto mancarlo, non lo so. Ok. C'è un altro dietro. Uno lassù. Cos'è stato? Dov'è? Dov'è? Ha parlato. Ah, eccolo lì. Ok, quindi risaliamo lassù. È il loro amico. Non fai gli schiavi a scappare. Figuriamoci se quelli riescono a capire. Ancora, come prima. Però. Ok. Viene lui da noi. È carino. E sono 4. Vabbè, il bonus non si può far più. Ok. Ce ne sono una marea, sono tutti dall'altra parte. Ah, ce n'è uno qua sotto. Vediamo se riusciamo. Aspetta, ho visto qualcosa. A prenderlo. Ah, potevamo farlo così dall'altro. Oh! Vai! Missione fatta. Ok. Vabbè. Quindi, ah, questo ha informazioni, eh. Okay. Io ti vedo. Allora, acquisiamo informazioni. Vediamo questo signore chi è. Capitano. Umore timoroso della collera dei capitani neri. Crimp il dipinto. Ok. 3. Vabbè. Non so se andare direttamente alla prossima missione. Sì, magari facciamo così. Vediamo un po' sulla mappa, sì. Dove sono le missioni. Ah, qui abbiamo uno scontro di potere proprio vicino a noi. Magari proviamo a farlo. Non l'ho mai fatto ancora. Sali su. Ok. Quindi praticamente lo scontro tra 2 orchi che provano, insomma. Quindi Torz il cavernicolo, potere 8. Ricompensa 40? Ah, speriamo. Yuruk potenti
intimidiscono e opprimono gli altri, obbligandoli a diventare loro seguaci. Se ha successo il capitano accrescerà il suo potere, ok? Invade il tentativo di reclutare i seguaci per indebolire l'esercito di Sauron. Vediamo. Penso si svolga in quest'area. Seguimi e non parlare! Eccolo. Hai capito? Lasciami in pace! Esteticamente non mi pare molto forte. Vedremo. Okay, magari cominciamo a creare un po' di casino. Sperando che lui non sia odia per le mosche, perché se no ci siamo. Pezzo di fango! Io non ti lascio scappare. Io la fa finita! Ok, sarà straniero. Odio per le mosche morgari. Era logico. Abilitare il nostro nemico in maniera del tutto inopportuna. Vabbè. Sfiga. Il ramino! Accendi il segnale! Qui per capire chi sta provando ad accendere il segnale, perché arriveranno tutti i nemici. Lui ha anche un arco, quello è il problema vero. Aia. Ah! Wow. Ok. Troppo tardi, Ramingo! Ti faremo a pezzi! Mi sa che... sì, ciao ragazzi. Non è il coso proprio. Praticamente con una sola freccia mi ha buttato a terra. Lasciamo perdere. Ok. Non so in che direzione sto andando, se la direzione giusta non fa niente, ma almeno... Ramingo! Perché dovevi tornare da queste parti? Fatto già guai l'altra volta. Ok. Sembra che gli altri non mi stiano inseguendo più, quindi siamo da soli, caro. Stiamo facendo la missione. Non oggi! Sì. Ti ucciderò! Oh, perché non lo attacca? Lo stordisce, ma non lo attacca. Ok. Ti farò sanguinare! Non ricordo il nome di quel signorino lì con le frecce. Vediamo un po' se riusciamo a vedere qualcosa in più. Chi sta vicino a noi? Questo è lo scontro di potere? No. Chi era? Guarda, no. Quindi non sono visibili tutti quelli che ci possono interessare. Proprio il gemello. O potrebbe essere sconosciuto in questa schermata. Ah no, Crimpy il dipinto. Eccolo qua, vediamo un po'. Eccolo qua. Era lui, no? No, era torso qualcosa. Vabbè, lui è vulnerabile ai colpi di grazia di combattimento, vulnerabile ai colpi di grazia furtivi. Maldestro, può essere afferrato senza dover avere salute bassa. Benissimo, vulnerabile alle bestie cavalcate. Ok, non era lui il nostro. Vabbè, almeno abbiamo preso un po' di potere così. L'altro era torso, mi sa. Sì, ok, lasciamolo perdere, è troppo forte per noi. Allora, vediamo un po' che rune abbiamo a disposizione. Ce n'è una nuova per il coltello che dice: recupera il 22% della salute con un'incisione furtiva.
Ok, scusate, non ho registrato l'audio di quello che stavo facendo perché avevo messo in muto il microfono. Comunque, come avete visto, ho cambiato runa e ho visto che ho un bel po' di soldi ed ho comprato un aumento di salute massimo. Il prossimo 640, vabbè, un po' troppo. Potrei mettere uno slot sulla spada. In verità sono tutte e tre. Non lo so. Qui che dice? Aumento proiettili elfici di altri due. Ne ho già 6. 370. Vediamo un po' dov'è che mi possono servire gli slot. Armi e rune. Allora, questa dice recupera il 37% della concentrazione. Non lo so, non lo trovo molto utile. La concentrazione sì, serve quando si spara da lontano, ma al momento... Ok. Quindi sicuramente uno slot per il... Dov'è? Ok, uno slot per il pugnale. E effettivamente, sì, lo chiama pugnale, vedete pure l'immagine qui, una spada rotta. Vabbè. Ok, e magari pure per la spada, che può servire. E vediamo un po' che possiamo abilitare. Si è aggiunta una runa. Abbiamo uno spazio vuoto. Concentrazione, non ci siano turbi. Non ne faccio molti, effettivamente. Faccio solo attacchi normali ed esecuzioni quando capita. Vediamo qui qual è che abbiamo attiva, che recuperiamo salute per un'uccisione furtiva. Ok, questa che quando ammazziamo i capitani si recupera tutta la salute e la concentrazione. Poi avevamo scelto un nemico, giusto? Sì, che non è lontano. Io però a sto punto non lo so. Siccome questo nemico qua è un bel po' tosto, io vedrei se possiamo andarci a fare la missione principale, sperando che non sia troppo difficile. Dove sta? Ah, quindi mappa e esercito stanno nella stessa interfaccia. Non vedo missioni principali. Com'è possibile? Forse perché ho ancora attiva questa missione. Vabbè, quindi allontaniamoci e facciamo fallire la missione. Ok. Ah, quindi fallita così. Potere più 40. Cioè, ho preso 40 di potere non facendo assolutamente niente. Possibile? Non lo so. Non so quanto potere ci avessi prima. Allora, la nostra missione. Siamo... Dove siamo noi? Vedo il nostro punto. Vabbè, comunque andiamo. Ah, siamo proprio vicino alla missione principale. Fare carriera. Quindi un'altra missione con Ratbat. Qui c'è molta gente. Dov'è? Ah, proprio, cioè, stavamo proprio sul punto di inizio missione. Vabbè. Ok, fallo sopravvivere e ti farà avvicinare alla mano nera di Sauron. Benissimo. Vediamo un po'. Ok. Quindi non conviene ammazzarlo, ragazzi. E lo chiami duello? No! Lo chiamo perdere un duello, Glob! Qui, eh? Va bene, io mi metto qui. Facciamo in fretta o perderà la testa. Ammetto che l'idea mi piace. Acceca tutti i suoi occhi e la bestia non ti vedrà. Ok, quindi altra cosa. Ah! Questo è dietro il muro? No, qua davanti. Ok. Chi è il... C'è qualcuno? Madonna. Brog.
Usa le esplosioni. Usa colpi di grazia in combattimento. C'è un fuoco là in mezzo? No, non ho neanche più proiettili. Lui si allontana. Poi dobbiamo andare lì. Tenete gli occhi aperti nel caso in cui arrivi. Mi sa che non era niente. Provo ad andare da qui. La tua testa. Sono settimane che non c'è un'esecuzione. Non puoi giustiziare Ratbug solo perché ti annoi. Chi lo dice? No. Aiale! Questi vermi non sono meglio dei Tark come te. Mostrerò a tutti quanto poco valgano. Ha un'arma avvelenata, sembrerebbe. Penso che significhi quello. Fatemi da parte! Ok. Ha decapitato! Aia! Regalerò il tuo cadavere al mio padre! Di nuovo tempo. Questi mi sa che tocca andargli alle spalle. Sono un bel po'. Lì c'erano delle munizioni elfiche. Un degno avversario. Se riesco a prenderle. L'energia ci sta aiutando a quanto pare. Ah, è lui davanti. Questa specie di opliti sono un macello. Ah, è andato giù, meno male. No, volevo farla sul boss questo. Punta i vostri colli! Appenderemo il tuo... Puoi afferrarlo e interrogarlo. Vabbè, questo lo sapevamo. Lascia in vita il boia. Lui sa cosa dobbiamo fare. L'abbiamo fatto già un po' di volte. Vabbè. Stupido verme! Non funziona! Ha fregato. Prendete! Vabbè. Ah, sì. La missione è proprio interrogarlo. Vabbè. Ecco perché ci ha tenuto a dircelo che dovevamo interrogarlo. Vabbè, allora, comunque non era difficile come missione, sembrerebbe. Facciamo fuori gli arcieri. Sono più difficili queste missioni casuali andando in giro che sembrerebbe quelle della carriera, almeno all'inizio. Ok. Il nostro caro amico Brog è qui. Vediamo se rifà quella storia che va via come prima. Vediamo, lo posso attirare? Ma perché il cuoco continua a darci zuppa di ragni? No, lui ha la furtività. Ehi! Questi vermi non sono meglio Vediamo, dei tre minuti come e mezzo? Te. Mostrerò a tutti quanto poco valgano. Okay. L'ho preso! Ah, ci provi di nuovo? Non possiamo salirci su. Battetela a terra! Ok, bellissimo. Sono queste animazioni e le esecuzioni sono fenomenali. Fanbrodo questi con l'ascia. Un altro con la lancia. Stavolta non m'hai fregato. Ok. Un degno avversario. No. Sanguina per me. Dai. Io mi allontanerei di qui che c'è la lancia. Basta giocare.
Incredibile. Guardatelo, idioti! Sono il migliore! Vediamo un po'. È rimasto solo... No, sono rimasti in paio. Però vabbè, dovrebbe essere fattibile. No! Sbagliato tasto. Siamo rimasti soli? Dalla mappa sembra di sì. Ok, interrogo i capitani. Non lo ammazzare adesso. Boia. Lui sa cosa dobbiamo fare. Ok. Quindi si interroga con... Ah. Era facile all'insieme. Ah, i comandanti sono il rango più alto delle forze Uruk. I capitani aspirano a diventare comandanti. Per arrivare al vertice alcuni sono pronti ad assassinare, uccidere e pugnalare alle spalle. Altri provano a conquistare i favori o la protezione dei comandanti. Lavorano come loro, guardie del corpo. Ok. Questo legame indica che Brog è la guardia del corpo di un comandante sconosciuto. Ok. Premi A per ottenere informazioni su questo comandante. Va bene. Devi interrogare un capitano o un verme. Quindi sappiamo solo dove sta. Comandante veterano. C'è un lucchetto? Si sblocca completando altre missioni principali. Ok, quindi nemmeno ci possiamo andare. Rivedi punti forti e deboli. Ce li fai vedere? Grazie. Usa colpi di grazia di combattimento. Usi attacchi a distanza. Bello, mi piace. Odio per la sofferenza della guardia del corpo. Ah, quindi se gli attacchiamo le guardie del corpo, lui si arrabbia, diventa più forte. Odio per i caracol. Quindi tocca attaccare lui. Invulnerabile attacco con salto. Arma fiammeggiante, che non so come si faccia. Temperato. Più difficile da uccidere, potrebbe necessitare che sia tu a finirlo. Ok. Senza paura. Ok, bello tosto. Quindi avrà un bel po' di gente intorno e tocca uccidere solo lui, o almeno prima lui, delle sue guardie del corpo. Ramingo! Questo sì che è un lavoro di squadra, eh? Vai, prima che io cambi idea. È il nostro accordo! L'accordo finisce qui. Boh, se insisti, ma pensavo che... Va bene. Aspetta, aspetta, Ramingo! Guarda! Quando il comandante saprà della mia vittoria, mi vorrà come guardia del corpo! E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile! Io mi occuperò di uno dei comandanti. E tu uccidi gli altri quattro da solo. Poi ci rincontreremo al campo di addestramento. Farò in modo che il comandante sia lì quando tu sei pronto. Che ne dici? Fai in modo di tenerti la testa sul collo stavolta. Ma certo, cioè è il mio piano. Orchi. Quindi prima gli ha tagliato un orecchio. Sembrerebbe che quello è il modo di far vedere che hanno ucciso un nemico. Qui c'è un duello. Ok. Quindi Ratbug sta facendo carriera grazie a noi. Mi sa che questa è una meccanica di gioco. Quindi ovviamente il gioco ci sta suggerendo di far salire capitani a noi alleati, in modo tale da avere il gioco più facile. Quindi lui sarà una delle cose. Ratbug ci ha fatto scalare le gerarchie senza pensare al pericolo. Possiede un'inclinazione naturale al fallimento. Ok, quindi sì. Vi do so che una delle abilità più avanti, il branding o insomma il marchio, serve proprio per prendere il controllo degli orchi. Però si sblocca insomma dopo un bel po' di punti, purtroppo. È un peccato perché l'ho vista nei trailer e mi sa che una delle abilità più... più secondo carine di questo gioco, che fatto Smago che ha visto è puoi usare gli orchi come alleati sostanzialmente, che
cambia in maniera, cosa credo, quel rumore? Proprio, scusate, allora cambia proprio in maniera, non mi viene il termine, insomma cambia il gameplay in maniera proprio decisiva, ecco, questa era la parola. Ok, allora vediamo un po' che missioni possiamo fare perché il tempo stringe. Ah, abbiamo delle rune per la spada, 9% difesa contro gli attacchi a distanza. Mi piace. La metto a posto di questa della concentrazione, perché al momento non ne abbiamo molto bisogno, o almeno è quella che ci serve meno. Potenziamenti, abbiamo un punto abilità, abbiamo sbloccato un nuovo livello di abilità. Ok, bene. Colpo critico, raddoppia i vantaggi della serie di colpi negli attacchi tempestivi. Tocca X solo una volta quando ogni colpo si collega all'altro per ricevere il bonus. Colpo di grazia all'ultima opportunità. Lancia pugnali. Violenza, uncisione furtiva spaventosa. No. Inchiodamento, questa è carina perché praticamente si possono mettere gli avversari a terra sparandogli ai piedi. Prosciugamento furtivo. Lampo spettrale. Questi però tocca finire prima delle... Mi piace questo, il prosciugamento. Quindi un prosciugamento che potete fare senza farvi trovare dai nemici. Oppure qualcosa di più utile. Colpo critico. Vabbè, attiviamo questo del colpo critico, anche se devo dire che... Ah, ok, dice che anche altre mosse tempestive come lancia pugnale possono causare colpi critici. Ah, quindi... Ok, quindi quando si fanno i colpi in serie si hanno i colpi critici, cosa che adesso non abbiamo. Benissimo, sì. Mi sembra la più utile allora. Avevo letto male il testo, scusate. Allora, il tempo sta per scadere. Vediamo se c'è una missione proprio qua dietro. E c'è questa. E non so cosa sia, compensa 50. Mi sa che sarà solo un ricordo o qualcosa del genere. Vabbè, ci andiamo a vedere. Duello ora disponibile. Magari lo facciamo nel prossimo episodio. Credevo che saremmo andati a caccia. Ma non era questo. Dov'è? Mi ordinano di impacchettare altre provviste. Mi staranno trasferendo alla fortezza. Ho sentito che hanno sorpreso quel ramingo a curiosare lì intorno. Lì c'è un capitano. Vabbè, qui ci sarebbe da liberare schiavi? Vabbè, facciamoci questa. Qualche attrezzo rotto ha fatto sì che questi schiavi siano stati torturati per giorni. Uccidi Yurk di guardia e liberali. Ok. Vediamo un po'. Vediamo questa. Uccisione da sporgenza. Pure ho fatto un'altra missione simile, ma non ho sinceramente capito. Non so, sono gli attacchi dall'alto, semplicemente. Allora, salva i tre schiavi. Ok, quindi l'obiettivo è salvare gli schiavi. Ce n'è uno vicino. Essere promossi è già abbastanza difficile. Oh oh oh. Ah no, è dietro il muro. Ok. Vabbè, ce ne infischiamo. Quindi eccolo là lo schiavo. I nostri guerrieri si meriterebbero di più. È vero. Non so se possiamo salire. Beccarsi il grog. Ah, possiamo passare di qua. Sono nemici? Uno là in fondo. Non hanno bisogno di ricordo. Irritami di nuovo e non sarò così buono. Vabbè. Ammazziamo prima questo. Non mollare mai, Ramingo. Eccolo qui. Ok. Morto. Ok. Vabbè, non c'è da farla stealth in verità, non so. Vieni perché. Qui, presto! Libero. Uno. I prigionieri più avanti sono quasi morti. Qui c'è un fuoco o qualcosa? No, sono solo tanti di loro. Vabbè, non mi metto ad ammazzare tutti, sennò qua veramente non finiamo più. Ok. Ok, questo è protetto da due guardie. Lì c'è un Karagor. No, è vuota la gabbia, mi sa. Uno è di spalle. Però vabbè, magari lo ammazziamo e basta. Ok, andiamo di qua.
Ah, c'è un taratore. Magari lo potrei usare come diversivo. Ok. Sto facendo un'operazione stealth adesso che non serve. Vabbè. Poi, grazie. Magari quando mi serve farlo la fallisco. Potrei aprire il gare. Il caracol. Facciamo un po' di caciara. Vediamo un po'. Solo che le sbarre stanno nell'altra direzione. Sentite anche voi la puzza in giro per l'accampamento? Ok. L'altro non si è accorto di niente. Sì. Allora, qui prendiamo il carico. Nessuno. Ma com'è che non spara? Ma non lo so. L'ho sbagliato. No, non me, non me, non me. E rompi tutti gli attrezzi. Vai. Divertiti. Lo vedo. Ok, liberato il terzo, finita la missione. Tutto quel dolore per aver rotto una sfida. Completando le missioni di salvataggio delle rette aumenta la probabilità che i reietti ti aiutino, fornendo informazioni sui capitani o combattendo contro i loro carcerieri. Bellissima. Quindi sono missioni utili, un po' come quella delle informazioni. Pensavo di conoscere la crudeltà prima che arrivassero gli Uruk. Ora lo so. Basta. Diavolo! Qualcuno con le armi a distanza. Ah, ti ho fatto perdere la testa. Tutti insieme! Maledetti arcieri. Wow! Ho un caracor per amico. Vediamo di domarlo, ma... No! No, no, no. Bastardo. Fermo. E... preso. Ok. Direi che l'episodio si possa chiudere qui. Per una volta non muoio come un deficiente. Non sono riuscito a prenderlo. Siamo qui a cavallo del nostro caracol. Chi era lì su? Ah, la bestiaccia. Vabbè, e quindi ci vediamo per il prossimo episodio. Vi ringrazio. Alla prossima.